stati eletti, si sono fatti un codice, per esempio, ogni sei mesi fanno un check. Chi viene eletto come consigliere ogni sei mesi deve passare un esame attraverso tutti gli altri, se non lo passa va via e entra l'altro. Sono tutti intercambiabili, non c'è il leader, c'è un portavoce di una lista e più o meno sono tutti dello stesso livello. Ognuno progetta nel proprio settore, lui è un ingegnere, un urbanista, abbiamo un idraulico, abbiamo un falegname. Ognuno progetta in base alle proprie esperienze, mettiamo i progetti in comune dentro il vostro comune. Questa è la rivoluzione, è una rivoluzione, si chiama democrazia dal basso. Non dall'alto, siamo come i Mapuche, se ne togli uno ne entra un altro, ne togli quello ne entra un altro, sono morti e loro hanno una paura fottuta di questi cittadini. È una concezione di politica nuova. Intanto, e qui concludo, intanto che cosa avete da perdere? Io vorrei capire che cosa avete da perdere. Non avete più niente da perdere, è un paese fallito, abbiamo 2.000 miliardi di debiti, di cosa stiamo parlando? Siamo entrati in una guerra per prendere quel poco petrolio, ci dicono che abbiamo bisogno di energia, non è vero. Noi l'energia la possiamo fare con questa cosa, come metti un po' di pannelli sui tetti del municipio, ne fai migliaia di watt. Allora, l'energia del futuro è l'intelligenza, questi non hanno intelligenza. Se fai un contratto con Gheddafi sei stupido, se fai un contratto con Putin sei stupido, sei solo stupido, neanche più falso o disonesto, stupido. Noi combattiamo contro la stupidità, ci mettiamo della normalità, delle persone dotate di buon senso, di intelligenza e di progetti, controllate. Questo movimento che nasce in rete avrà questo simbolo, Movimento 5 Stelle. Io non ho fatto niente per fare diventare lui il capolista, l'hanno deciso loro in loro iniziative. Io do l'uso del movimento controllando solo uno, che siano con una fedina penale pulita, e non è stato facile, perché cazzo, qua, voi ridete, ma se andiamo a vedere ognuno di voi c'ha dei casini. Allora, quindi sono incensurati, miracolo, incensurati, tutti incensurati, tutti risiedono a Rimini, vuoi occuparti della tua città, vieni votato dai tuoi cittadini di Rimini perché sei di Rimini, vieni votato a Lecco, capito? Vieni votato qua. E terzo, nessuno di loro è iscritto a nessun partito. Quarto, nessuno di loro ha fatto più di 2 legislature in politica. Queste 4 cose controllo, dopodiché loro sono liberi, hanno dei progetti, noi condividiamo un programma, noi siamo un programma, siamo un'idea, non siamo un'ideologia, un'idea. E allora basta, finitela con questa gente, il 3%, del 4%, ci mettiamo insieme, UDC, PCP, è finita, sono morti, questa è una guerra di cittadini in guerra, dovete pensare che siete in guerra, e la guerra è tra i vivi che siamo noi e i morti che sono quelli lì, va bene? Io vi abbraccio tutti e castegna in chiacchiera a tutti. Ora vi presento... Sì, salve a tutti, grazie per essere intervenuti. Come al solito Beppe ha già detto tutto, quindi a me rimane ben poco se non parlare di qualche progetto specifico come chiesto. Io sono Luigi Camporesi e sono stato scelto dal Movimento Rimini per il ruolo di candidato sindaco. Ecco, voglio puntualizzare ancora una volta quello che ha appena detto Beppe. Io sono solo un portavoce di un numero di simpatizzanti e di attivisti. Assieme a me ci sono tante altre persone che possono tranquillamente assumere il mio ruolo domani, quindi c'è assoluta intercambiabilità in questo. Siamo in questo momento impegnati direttamente 32 e 33 con me, cittadini comuni, e abbiamo un bel mix di competenze ed esperienze. Giusto per fare un esempio, un ingegnere informatico, un'imprenditrice, un biologo, un avvocato, abbiamo addirittura un artificiere nelle nostre fila, abbiamo dei militari, funzionari comunali, quindi veramente un gruppo molto, molto eterogeneo. Giusto per chiarire anche un altro punto, dicono che noi siamo l'antipolitica, secondo noi non è assolutamente vero. Noi facciamo continuamente delle proposte e in genere siamo a favore di qualcosa. Qui a Rimini abbiamo già sviluppato diversi progetti con l'aiuto di comitati cittadini, quindi per tornare alle idee precise,
Sapete tutti che abbiamo un grosso problema per quanto riguarda l'inquinamento e la qualità dell'aria, e molti di voi sapranno che è in corso di realizzazione la nuova statale 16 in parallelo all'autostrada 14. Ecco, in quel caso non ve ne parlo perché forse ci sarebbe troppo da dilungarsi. Comunque le soluzioni ci sono, le hanno adottate anche qua a Cesena, dove hanno realizzato la nuova secante intubandola e filtrando le polveri sottili. Quindi si possono in generale coniugare sviluppo e sostenibilità. Noi facciamo queste proposte e puntualmente i media scrivono che siamo contro. In realtà no, chiediamo solo di applicare soluzioni di buon senso che tra l'altro sono già state applicate altrove, quindi nulla di particolare. Un'altra proposta che stiamo portando avanti con forza è quella della democrazia partecipativa, di cui si riempiono la bocca un po' tutti i partiti locali, con una piccola differenza: noi l'abbiamo studiata, abbiamo chiamato degli esperti e stiamo andando in giro per i quartieri a spiegarla. Anche qua, giusto per fare un esempio, in Svizzera l'85% dei comuni sono gestiti da assemblee cittadine, cioè non vedono la politica gestire i comuni. Sembra una cosa incredibile, però vi garantisco che è così, e cioè è possibile gestire i comuni senza i partiti politici, con sole assemblee di cittadini. Siamo per la revoca del mandato. Questa cosa avviene per esempio in California, dove un governatore, su iniziativa di pochi cittadini, può essere destituito. Noi al nostro interno già lo facciamo, abbiamo i nostri due consiglieri regionali, per esempio, che ogni 6 mesi si spostano, vanno in tutte le province e rimettono il loro mandato. Chiaro che in questo momento non ci sono strumenti giuridici, c'è soltanto il nostro impegno formale, però è già qualcosa. Per quanto riguarda poi altri progetti, adesso non mi dilungo, comunque abbiamo dei gruppi di lavoro che si occupano di urbanistica, di ambiente, di rifiuti, eccetera. Ciascuno sta facendo, secondo me, un buon lavoro, e chiaramente tutto verrà riassunto nel programma che a breve presenteremo. Quindi una cosa, ecco, voglio sottolineare ancora. Detto che siamo a favore, su una cosa siamo contrari alla casta dei politicanti di mestiere. Questo sì, noi nasciamo per trovare una soluzione a questo problema, comunque ne ha già parlato Beppe abbondantemente. Quindi siamo consapevoli del fatto che la responsabilità della situazione attuale è di tutti. Non possiamo sempre dare la colpa ad altri. La responsabilità è anche nostra, che magari negli ultimi 10-20 anni abbiamo fatto da semplici spettatori, e sappiamo che sarà dura, sarà difficile cambiare qualcosa, però ci proviamo. E quindi per concludere voglio dire che noi da soli come movimento non possiamo un granché. Noi abbiamo bisogno dell'aiuto della cittadinanza, di voi tutti. Noi abbiamo bisogno che voi veniate con noi a lavorare e assieme si cerchi di creare qualcosa di meglio per il futuro della città. Grazie.